Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio? Tipo cosa? A un cinema, da qualche parte. Non stai dicendo al posto della partita, vero? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Chiunque abbia trascorso anche solo 5 minuti in compagnia di Antonio Di Natale avrà sicuramente notato una cosa, la capacità di sorridere in qualsiasi situazione. La sua grandissima ironia è un dono per pochi, nascosto da un'armatura forgiata alla timidezza e dalla diffidenza, frutto di un'infanzia tutt'altro che semplice. Tutti gli obiettivi che Totò ha raggiunto nella vita li ha dovuti conquistare. Di regali neanche a parlarne, anzi, un regalo, uno, l'ha avuto. Il talento. Una classe del genere la puoi affinare, la puoi allenare per renderla ancora più splendente, ma il marmo, la base sulla quale lavorare, è tra i migliori mai visti. Lo era già per le strade di Napoli, quando a 7-8 anni trascorreva giornate intere con i suoi amici, quelli più grandi, a giocare a pallone. Quegli stessi amici che litigavano tra di loro pur di averlo in squadra, perché avere Totò in squadra voleva dire vincere. Totò era già il più bravo di tutti, e lo sarà per tutta la sua carriera. Gito, eh? Di Natale arriva a Udine il 31 agosto del 2004, soffiato alla Fiorentina. È un colpo un po' in controtendenza con quello che è il trend societario. Di solito l'Udinese compra dei diamanti grezzi da trasformare in pietre preziose, in gioielli veri, e non giocatori di 27 anni che sono già al top della propria carriera. La realtà è però un'altra, ed è una realtà che non immagina neanche la stessa Udinese, forse neanche lo stesso Totò. Nessuno, infatti, immagina di aver acquistato quello che sarà il bomber più prolifico della storia del club. L'impatto di Di Natale sul mondo udinese è come quello di un meteorite. Dopo di lui, nulla sarà come prima. Sta arrivando. Ci punta addosso a 22.000 miglia all'ora. Nessuno sarà in grado di mettersi a lui. I gol di Totò, quasi mai banali, alcuni meravigliosi, altri assolutamente da Oscar. Scegliere il più bello è un lavoro tremendo, vorrebbe dire discutere per ore senza poi magari arrivare ad un verdetto unanime. Allora noi ci affidiamo allo stesso Totò, perché lui sa benissimo qual è il gol più bello tra tutti quelli che ha realizzato. And the Oscar goes to... Parte il lancio in area di rigore, grande controllo, splendido gol, magnifico di Di Natale, ragazzi. Magnifico, ha fatto una cosa spettacolare, Di Natale, doppietta per lui, è lui da solo che sta vincendo la sfida. La maggior parte della generazione degli anni 90 ha un idolo calcistico ben preciso, Roberto Baggio, e
Chiaramente Totò non fa eccezione. Il Divin Codino è da sempre il suo modello da giocatore, il maestro dal quale ispirarsi. Superarlo? Bah, non scherziamo. Per Totò, Baggio è il calcio, l'essenza stessa di questo sport. Avere soltanto la metà della sua carriera sarebbe già un risultato straordinario. Baggio chiude il suo magnifico percorso nel mondo del calcio il 16 maggio del 2004, dopo aver realizzato 205 gol in Serie A. All'epoca Totò ne ha fatti soltanto 18, ma da quando è all'Udinese non smette più di buttarla dentro. Ha vinto per due volte di fila la classifica dei capocannonieri. Di Natale corre, corre, e adesso Baggio non sembra più tanto lontano. Lo so che non mi crede se glielo dico, ma io corro come il vento che soffia. E da quel giorno, se andavo da qualche parte, io ci andavo correndo. Il 23 novembre 2014 contro il Chievo Verona, Totò realizza 200 gol in Serie A. Ogni sua partita ha un unico scopo, quello di raggiungere al più presto Roberto Baggio. Entrambi hanno in comune l'avversione per le grandi metropoli. Totò le ha sempre rifiutate, Baggio, pur avendole vissute, ci ha sempre litigato. Pinzi all'interno dell'area di rigore per Guilherme, che di testa la controlla di Natale! Segnatevi questo minuto e questo giorno, perché si entra nella storia. Sono le 15:46 di domenica 23 novembre del 2014. Totò Di Natale ha segnato 200 gol in Serie A e lo ha fatto con il consueto modo bellissimo di sinistro all'angolino. Nulla da fare per Albano Bizzarri. Di Natale vuole a tutti i costi quel 205, è un'ossessione, ma sa benissimo che lo sarà ancora per poco. Il 28 aprile del 2015 l'Udinese affronta l'Inter. Al 50esimo i nerazzurri sono in vantaggio per 1-0, ma Totò fa uno scatto assolutamente non comune a un ragazzo di 37 anni e supera Handanovic. Eccola lì la gloria, eccolo lì Roberto Baggio, eccolo lì il 205. La partita terminerà 2-1 per l'Inter, ma quella è solo cronaca. La storia è stata scritta ed è un film a lieto fine. Un gol segnato al Main Road! Ci verresti a giocare per il Manchester United? Che cosa? Lui? È gentile da parte sua, ma... ho appena ricevuto un'offerta migliore. Cosa può esserci di meglio dello United? Il Manchester City. Papà,
Gaspar, papà, ti prego. So che ci sono cose che non può dirmi, ma so anche che c'è una storia che tutti vorrebbero conoscere. Pensa che il suo giornale abbia la forza per affrontarla? Io sì. Lei ce l'ha? Lei mi darà i loro nomi e anche i nomi delle vittime. Cosa fa? Mi minaccia? Io sono qui perché mi sta a cuore. Racconteremo la storia, racconteremo tutto. Abbiamo due storie qui. Quella di un clero degenerato e quella di un gruppo di avvocati che trasforma le accuse in una miniera d'oro. Quale storia vuole che raccontiamo? Perché una la racconteremo. Non sono pazzo, controllano tutto. Non è solo a Boston, è in tutto il mondo, ovunque. Lo sapevano e hanno lasciato che accadesse. Potevi essere tu, potevo essere io, poteva essere chiunque.